Allora, oggi volevo presentarvi il mio piccolo, il mini impianto solare ad isola. Qui potete notare il pannello solare, sotto c'è tutta una serie di attrezzature che poi andremo a spiegare nel dettaglio. Andiamo su. Questo che vedete è un pannello solare monocristallino da 140 watt, è costituito da 9x4 36 celle, ciascuna delle quali riesce a una tensione di mezzo volt, quindi mezzo volt per 36. La corrente, diciamo, la tensione nominale di questo pannello è di 18 volt. Telaio in legno, un telaio artigianale costruito da me con del legname, insomma, di risulte che mi trovavo in cantina. Troviamo sotto al capanno, queste che vedete, rosso e nero, sono i cavi del pannello, rosso positivo e nero negativo, sono collegati ad altri cavi che poi, diciamo, alla fine vanno a cadere in questa che è, diciamo, una sorta di zona di assemblaggio dei vari componenti. In primis abbiamo il nostro controller, cioè il regolatore di carica. In ingresso abbiamo i cavi del pannello solare, sono dei cavi da 6 mm, una sezione di 6 mm. Qui abbiamo l'uscita. Il controller si chiama così proprio perché, diciamo, regola la tensione in uscita per, diciamo, non danneggiare poi successivamente gli utilizzatori. In questo momento la tensione del controller è 14,2, da 14,2, quindi siamo al massimo. Possiamo vedere che adesso eroga circa meno di un ampere, 0,8-0,9, ma questo perché in questo momento non abbiamo collegato nessun carico. Se ad esempio andassimo ad accendere questa lampadina, vedete adesso che è una lampadina che è dai 40-45 watt, ritornando qui al nostro regolatore di carica, innanzitutto noteremo un piccolo calo di tensione dovuto al fatto che comunque stiamo assorbendo corrente. Se andiamo adesso sul carico, vedremo che ci sarà una corrente pari a circa 5 ampere, che è dovuta proprio al carico che abbiamo collegato al nostro impianto. Se spegniamo il tutto, ecco qua, abbiamo spento, la tensione è risalita a 14 e man mano l'intensità scende, appunto perché non è collegato nessun carico. La corrente prodotta da questo pannello va innanzitutto ad accumularsi nella batteria, che funge appunto da accumulatore. Questa è una normale batteria per auto, e poi in secondo luogo va ad alimentare questo dispositivo che è un inverter. L'inverter è un dispositivo che trasforma la corrente da 12 volt continua alla 220, anzi in questo caso 230 alternato. Veniamo ora ai dispositivi di sicurezza dell'impianto. Allora, andiamo nell'ordine. Innanzitutto, all'uscita del controller, in particolare sul cavo positivo che è marrone, come non ce l'avevo rosso, l'ho messo marrone, è collegata una scatola dei fusibili. In questa scatola, a dire la verità, c'è un unico fusibile che praticamente poi si frappone tra il controller e la batteria e l'inverter, che nel caso in cui ci fosse qualche malfunzionamento del controller, quindi potrebbe causare ad esempio un eccesso di corrente nel circuito, il fusibile fa, diciamo, il suo compito, cioè interrompe il circuito e quindi evita che si danneggino questi componenti. Questo è il primo dispositivo di sicurezza. Il secondo è questo cavo giallo verde che vedete che è collegato all'inverter, e qua a sua volta, guardate lì in fondo, va a cadere nel terreno dove è conficcato sostanzialmente un pezzo di metallo. Che cosa fa questo cavo qui? Nel momento in cui l'inverter
nell'inverter dovesse esserci un guasto, una qualche anomalia, la corrente viene scaricata nel terreno e quindi chi mette la mano qui sopra non prende la scossa. Ultimo dispositivo di sicurezza, lo possiamo vedere all'uscita dell'inverter, questo cavo bianco va a finire in quello che si chiama interruttore differenziale bipolare, che è volgarmente detto salvavita, che in caso di cortocircuito provvede a interrompere il flusso di corrente. Quindi, classico salvavita che troviamo nelle nostre case. Questi tre dispositivi sono, diciamo, fondamentali. Il primo per salvaguardare le apparecchiature, gli altri due invece per salvaguardare la nostra incolumità. Dopo il salvavita, dopo l'interruttore differenziale, abbiamo che il nostro cavo va a finire. Questo è il cavo della corrente, va a finire qui dove c'è una presa, eventualmente per collegare un qualcosa, e poi c'è questo interruttore che vi ricordo accende questa lampadina qua. Si accende, si spegne. E poi non finisce qui, da questo punto poi è collegato, questo tubo scende ancora giù, quindi va fino in casa, dove abbiamo collegato una presa e un altro interruttore. Allora, qui giunge il cavo dell'impianto, quindi con l'alimentazione viene alimentata questa presa, e in più abbiamo questo deviatore bipolare mediante il quale posso alimentare questa presa, sia che ho messo una S dall'impianto solare, sia nel caso in cui ci fosse qualche problematica dalla linea di casa. Quell'interruttore alla fine si connette anche a questo lampadario, che in questo momento è alimentato dall'impianto, oppure posso, adesso è staccato, adesso invece è alimentato dalla corrente, insomma, di casa, dall'Enel. Adesso siamo di nuovo al solare. Bene. Siamo ritornati al punto di partenza, quindi diciamo questo nella globalità è il mio mini impianto. Spero che la spiegazione sia stata esaustiva. Vi saluto tutti. Ciao.